caro carburante, addio. Ora si passa all'elettrico. Sono scesi in strada la scorsa settimana i quattro nuovi mezzi Goupil G4 ottenuti in locazione per un anno da Aset S.p.A. per lo svuotamento dei cestini del centro storico di Fano, della zona mare e non solo. Silenziosi ed ecologici, i nuovi mezzi elettrici sono lunghi quasi 3,70 m, alti quasi 1,90 m e larghi poco più di 1,5 m, specchietti compresi. Dimensioni contenute, dunque, ideali per attraversare centro storico e lungomare senza creare disagi. Sono quattro mezzi che sono già entrati in funzione e non si tratta solo del centro storico, ma si tratta anche del mare, quindi tutta la parte che riguarda la ricezione alberghiere, quindi sarà interessante anche per quest'estate per evitare quel minimo rumore che c'era prima, e anche la zona di Gimara l'abbiamo fatta e poi anche in altre zone verrà ampliato il servizio. Con la loro batteria al litio, i Goupil G4 garantiscono un'autonomia di circa 135 km, oltre a un tempo di ricarica di circa 6 ore e mezza. In questo modo, in un anno, verranno immesse 35 tonnellate di anidride carbonica in meno. Un bel vantaggio per l'ambiente, considerato anche che i mezzi in questione verranno ricaricati grazie a fonti di energia rinnovabile come il fotovoltaico, ma pure per Aset, che stima già da ora un risparmio del 75%. Sono completamente a batteria, hanno un'autonomia di quasi 8 ore. Abbiamo già fatto i calcoli che da un punto di vista remunerativo sono già convenienti solo sui risparmi energetici per quanto riguarda gli impianti. Noi abbiamo molti mezzi che sono addirittura a metano e altri a gasolio, e con i prezzi che ci sono adesso inizia a essere importante la spesa che dobbiamo sostenere. Già da subito, già prima di questi aumenti così sconsiderati sia del metano che della benzina che del gasolio, erano già convenienti dai calcoli che abbiamo fatto, quindi ci attendiamo anche da quel punto di vista lì un buon riscontro. Performanti e in linea con gli obiettivi di transizione ecologica di Aset, i Goupil G4 rappresentano una sorta di test sul campo, in vista di un possibile acquisto definitivo dopo il primo anno di locazione. Li stiamo testando, nel senso che abbiamo fatto un po' di conti, li vorremmo acquistare definitivamente, però vogliamo un annetto di prova, sono praticamente in leasing, per capire effettivamente se le prestazioni sono quelle che ci hanno in qualche modo preannunciato e se sono dei mezzi validi a tutti gli effetti. È la strada che stiamo seguendo, quella di innovare al più sia il parco mezzi che andare verso i veicoli a batteria che ormai sono il futuro. Poi questo mercato è un mercato estremamente in movimento, nel senso che ci sono delle offerte che ci arrivano quasi quotidianamente di nuovi mezzi con nuove tecnologie, con nuove autonomie, con nuove prestazioni e quant'altro. Sono azioni concrete, perché parliamo tanto di transizione ecologica, ma poi bisogna tradurla con iniziative, e qui lo stiamo dimostrando, l'abbiamo fatto anche, ricordo anche tutta la flotta per le mense, tutta elettrica, ma anche qui il lavoro che viene fatto per la pulizia della città, in modo particolare nel centro storico, nella zona mare, nei quartieri, nei centri abitati, dove va ridotto l'inquinamento, va applicato un percorso di risparmio, e questa è una bella risposta. Ovviamente si sta sperimentando, ma l'obiettivo è quello di incrementare sempre più con l'utilizzo di mezzi elettrici.